15 settembre 2020. Beata Maria Vergine addolorata. Quel dolore offerto per noi. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2. In quel tempo il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano su di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». La Madonna addolorata, di cui facciamo memoria, esprime l'intima associazione della madre alla redenzione del figlio Gesù, che compie con l'insieme delle sofferenze subite durante tutta la vita sulla terra. Il sacerdozio di Cristo, infatti, comincia con l'incarnazione. Poiché un corpo fu preparato dal Padre per il Figlio in vista del suo sacrificio di espiazione sulla croce. Corporeità e sacerdozio, redenzione e sacrificio sono dimensioni per le quali si compie la salvezza. Il Dio che si svuota e si umilia, che assume su di sé le colpe di ogni uomo, è il mistero di salvezza che celebriamo con l'Eucaristia. La risurrezione del corpo trasfigurato per l'eternità è il compimento delle promesse di una via che conduce al Padre. Il grande viaggio dell'uomo si è compiuto una volta per tutte con Gesù Cristo. La Madre Maria, creatura perfetta, che viene associata al Figlio, precede nella vita terrena il Figlio pur essendo sua creatura. È lei che offre se stessa. La vita sua è donata per il mondo, per generare il Figlio che è parte di lei, ma la madre è unita anche alle stesse sofferenze del Figlio, quelle morali del rigetto degli uomini e quelle della passione, come riverbero spirituale che solo i mistici conoscono. I crocifissi di tutti i tempi, che portano sul proprio corpo i segni visibili o invisibili della passione di Gesù. L'addolorata è la donna che soffre sotto la croce la somma delle sofferenze di Gesù, ma per lei, con la morte del Figlio, inizia anche il tempo del distacco sulla terra, quei 3 giorni bui di chiusura nel sepolcro, la grande prova dell'assenza di Dio sulla terra, l'attesa della fede, i tormenti satanici, che mentre sconvolgono i fedeli, dispersi, sperduti, spaventati, ella sola li affronta e mantiene salda e viva la fede nelle parole dei profeti ed in quelle del Figlio. La solitudine più angosciosa non è risparmiata a lei, la piena di grazia, la sposa dello Spirito Santo. Non sono risparmiati i tormenti del nemico infernale che mordono il suo cuore per indurla a disperare e ad odiare l'umanità incredula, infedele, ingrata ed assassina. L'inutilità del sacrificio, l'agonia che Gesù ebbe nel Getsemani, la grande tentazione di lasciare l'umanità al proprio destino, pesa come macigno sul cuore di Maria. Quella pietra che chiude il corpo del suo Gesù la separa fisicamente da lui, morto. Le ha impedito anche la vicinanza del suo Gesù, morto a lei che ha vissuto solo per lui. Quei 6 sigilli posti sulla pietra dalla malizia umana esprimono l'arroganza del potere che schiaccia i piccoli, i buoni, i miseri, coloro che sperano nel Signore. Essi vorrebbero sigillare la fonte della vita ed impedire a lei, Maria,
di accedere e di trasmettere ancora, nuovamente, all'umanità povera e fragile, quella vita che nasce dalla fiducia nelle parole del Cristo. La sofferenza di Maria, la sua angoscia di donna ormai sola, affidata ad un giovane apostolo, è aumentata dal distacco dal figlio, dal Dio generato in lei quanto l'umanità. L'unione perfetta tra madre e figlio, tra creatura e creatore, è ferita e lacerata nelle viscere del cuore. Quella spada profetizzata da Simeone al momento della presentazione al Tempio, dopo le traviture dei chiodi, il massacro dei flagelli, il capo regale coronato da spine, entra in profondità maggiore nel cuore buono e puro della Vergine di Dio. Cosa le chiede dunque il Signore? Cosa mai deve sopportare di più Maria? Ella non cede al dolore, non lascia spazio al risentimento, non si indigna, ma col Figlio redime l'umanità, unendo il suo dolore a quello di Gesù, all'unisono lo stesso canto di gloria e di supplica per l'umanità peccatrice, si innalza a Dio Padre perché perdoni tutti. Non c'è spazio in lei, né mai ci sarà, per lo sdegno e la condanna, ma accetta quella maternità dolorosa degli uomini, da salvare, sollevare dal fango delle colpe, da innalzare e ridonare al Figlio che li ha redenti, fasciati dal suo perdono di madre, con lo stesso balsamo di amore del Figlio. La profezia della donna che soffre nelle doglie del parto, e mentre il dragone rosso attende per divorare il Figlio, si avvera con Maria, che accetta la maternità rigeneratrice della nostra umanità. Costa sofferenza quel parto, poiché viene tra l'insidia del mondo e del nemico, e per l'obbrobrio dei peccati di cui siamo ricoperti. Costa infinito dolore alla madre salvare coloro che sono tutti colpevoli del peccato contro Dio, e che aggiungono dolori su dolori anche dopo, ribellandosi e rigettando l'amore patito dalla madre della misericordia. Dio vi benedica.